Ciao amici e benvenuti anche oggi nel canale. Il tema del video di oggi è allargare la camera di covata. Siamo nel mese di marzo. Marzo qui da me, per chi non mi conosce, sono nell'Appennino bolognese, è un mese un po' particolare perché può essere davvero matto. Infatti le prime due settimane sembrava più, è stato un mese che ricordava più febbraio che marzo. In effetti non ha piovuto, ma ha fatto freddo sia nelle temperature minime che nelle temperature massime. Ora vorrei darvi due consigli su quello che secondo me in un ambiente come questo è bene fare per capire se è giunto il momento di allargare o meno la camera di covata. Allora, va precisato che va tenuto conto più che altro che nel mese di marzo inizia il cambio in maniera sostanziosa fra le api svernanti e le api nascenti. Di conseguenza non si avrà mai una grandissima sovrabbondanza di api, il numero delle api all'interno rimarrà più o meno costante, ma perché? Semplicemente perché c'è il cambio fra appunto le api che vi ho detto. Detto questo, marzo è un mese particolare, nel senso che può regalare tante fioriture, ma può essere anche freddo appunto e ricordare molto l'inverno. Di conseguenza noi cosa abbiamo fatto? Nel mese di febbraio abbiamo stretto e abbiamo fatto bene, perché effettivamente è risultato freddo poi l'andare avanti di questa stagione. Ora molti si domandano, ma come allargo, quando allargo? Allora io parlo per la situazione mia, perché poi i climi in Italia possono variare molto, quindi io parlo per la situazione che so io qua. E io sostanzialmente, per capire se allargare una camera di covata, ho questi tre sistemi qui. Il primo, aprendo l'arnia, se le api strabordano al di là del diaframma, sinceramente vuol dire che la camera di covata è stretta e un foglio costruito glielo vado a mettere fra l'ultimo di covata e la scorta, ok? Mai andare a interrompere in questo momento i telai di covata, andandogli a frapporre dei telai. Caso numero 2, se vedo che iniziano a tirare e imbiancare la cera, vuol dire che c'è importazione e ci sono api ceraiole vogliose di lavorare. In quel caso lì, invece di dargli un telaio costruito, prendo un foglio cereo o un telaio non ancora completamente costruito e lo frappongo sempre fra l'ultimo telaio di covata e il primo di scorte, ok? Così do modo alle ceraiole di sfogarsi. Queste situazioni qui però sono situazioni che sono molto legate al clima, ok? E ciò dipende anche dalla conduzione che si è avuto per andare ad invernare le api. Se si è lasciate le casse in pace, probabilmente adesso si avranno anche alveari su 7-8 telai e francamente andare ad allargare, nutrire così non ha senso, anche perché sennò nei primi 10 giorni di aprile le api sciamano. Qualora invece si fosse fatta asportazione di covata, naturalmente in questo periodo non si avranno logicamente arnie su 7-8 telai, ok? Ma in media su 5-6. Allora in quel caso lì allargare il nido lo si può fare in maniera programmata. Cosa intendo per maniera programmata? Intendo andando a fare un piano di nutrizione e durante questo piano di nutrizione si vanno ad aggiungere telai e fogli cerei, in modo tale che la famiglia abbia spazio e sfogo per allargarsi. Ma ora vediamo un attimino un esempio. Prendiamo questa arnia qui, la si apre e vediamo un attimino se ha necessità di essere allargata oppure no. Alla fine di questa cosa qui, di questa visitina qui, e facciamo qualche conclusione. Questa famiglia qua, qui c'è il diaframma e quindi ci sono 1, 2, 3, 4, 5 e 6 telai, ok? Un po' di fumo, che non guasta mai. Vediamo se ha bisogno di spazio. Levo il diaframma e levo il primo telaio, che incontro. È un telaio nuovo praticamente, che è stato covato pochissimo perché le tracce di covata sono in questa zona qui,
e non è stato ancora preso in considerazione né per scorte né per altri motivi. Quindi lo ripongo qui. Vado avanti con la verifica. Vado avanti, trovo questo telaio in cui la regina ha cominciato a deporre. Si possono notare, si può notare della covata percolata qui. Qui c'è tutta covata fresca e questo telaio sta prendendo corpo, diciamo così. Quindi è un telaio che diventerà presumibilmente di covata. Questa è la faccia che dà verso il centro del nido. Vediamo se dall'altra parte la regina ha covato o ha deposto, per come dicono. E in effetti anche qui un pochino c'è, ma è poca roba. Quindi direi che in questo caso qui non ha senso allargare il nido, perché oltre ad avere questo telaio ancora da dover riempire, ulteriormente ne ha un altro. Ok? Vediamone ancora uno. Qui la covata è più estesa, fra aperta e chiusa prende questa rosa qua, e qui c'è tutta covata fresca, ok? Quindi al 100% questa è una famiglia che deve ancora svilupparsi per i 6 favi che ha. Diciamo che siamo ancora in media con il periodo, perché le ultime 2 settimane sono state davvero fredde, con temperature di 8 gradi sopra la media. Quindi questa indubbiamente è una famiglia che non va allargata, ok? Potete vedere infatti che non c'è né api sul diaframma, né questi famosi ponti di cera, né questo vigore che la famiglia fa, abbia voglia appunto di espandersi in maniera esponenziale. Di conseguenza la si lascia così, ed eventualmente si può intervenire con un piano di nutrizione stimolante per aumentarne appunto la deposizione, ok? Quindi ricapitolando, io allargo i nidi e le camere di covata fondamentalmente se si verificano 3 casi, ovvero le api hanno già occupato la camera di covata a disposizione, di conseguenza prendo l'arnia, me ne accorgo perché le api strabordano al di là del diaframma, ok? In alcuni casi, se non sono presenti dei telai di là, può succedere che attaccato al copripavo ci sono delle costruzioni di cera, dei favi di cera, ma non è questo il caso che si può riscontrare nel mio territorio a marzo. Oppure se fa un marzo un po' caldino e le fioriture ci sono, può avvenire che si inizi a vedere cera bianca sui favi del nido, e di conseguenza quello è un chiaro segnale che le api hanno voglia di tirare cera. In quel caso lì, invece di dare un telaio costruito, ne approfitto e do loro un foglio cereo, ok? In modo tale che si possono sfogare, e gliene do uno per volta. Poi la cosa invece più tipica nella mia conduzione, che avviene a marzo, perché marzo è un mese davvero pazzo e dove non si può fare affidamento né sul meteo né sulle, quindi le fioriture, è programmare l'allargamento del nido a un piano di nutrizione stimolante, ok? Che mi permette appunto di avere quindi famiglie più forti per arrivare alla prima fioritura. Naturalmente questo piano ha senso se si hanno famiglie, diciamo, che sono su 6. Se avete già delle famiglie che coprono 8 telai, evitate di andare a stimolare, perché se no raccogliete i primi di aprile le api sugli alberi, ok? Questo è quindi un piano che io utilizzo quando ho famiglie su 6 telai, perché la stagione prima, magari a fine luglio, ho fatto asportazione di covata, creato nucleo e quant'altro, e di conseguenza, non avendo ancora molta stagione di fronte, le famiglie sono state invernate piccoline e sono più nuclei che famiglie, quindi vanno aiutate e
tra virgolette, passatemi il termine, un po' pompate, per arrivare tranquillamente alla prima fioritura. E questo è uno dei lati negativi di alcune tecniche apistiche. Quindi io vi dico questo: se siete interessati poi a un video sul piano di stimolazione, come lo sviluppo e allargamento del nido, me lo scrivete nei commenti e non appena sarà possibile vi spiegherò cosa faccio. Se il video vi è piaciuto, ragazzi, lasciate un like. Lo so che sono video un po' brevi, ma fondamentalmente non c'è tanto da fare adesso con le api, nel senso che è vero che marzo è l'inizio dell'attività apistica, però è anche vero che è stato un marzo che sembra più un febbraio, quindi bisogna andare con calma, fare il punto della situazione e agire con intelligenza, non con perché è marzo faccio così. Quindi, ricapitolando, se il video vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale, ragazzi, è importante, e ci aggiorniamo al prossimo video. E lasciatemi scritto nei commenti quello che pensate di quello che vi ho detto, così affrontiamo un altro po' di discussione. Ciao ragazzi, alla prossima!